Allora, togliamo le eccedenze. Ecco qua. Facciamo una prova di attivazione, vediamo cosa succede. Direi che ci siamo. Ok, adesso mesh 2,5 per 4,7, questa è una 3,25. Adesso lo ossidiamo. Che non è stato ossidato. Ora giriamo. E direi che ci siamo. Segniamo anche questo pezzettino qua. Ora prendiamo il nostro retto, iniziamo a fare il rotolino. Allora, è andato un po' storta, forse ho addrizzato. Senza stringere troppo, perché lo stringiamo poi dopo per fare giusto la misura. Ossidata. Prendere un po'. Ossidata. Eccoci qua.
cercando l'appunto, sto cerchiamo di potrebbe anche andare bene senza stringere troppo, sennò poi un pianino come buttarla dentro. Senza stringere troppo, sennò poi sulla punta c'è lo spot perché si stringe troppo il rotolino, e allora non tocca più bene la colla. Senta. Eccoci qua. È venuta un po' altina. Allora gli diamo una rifilata. Ovviamente la mesh non la facciamo toccare sul fondo, proviamo a fare un po' di attivazione, ecco, c'è lo spot in alto, andiamo a risolverlo, allarghiamo un po', andiamo un po'. Eccoci qua. Prendi ancora un po' ad accendersi, va a spira più in alto. Vediamo un po', andiamo un po'. Okay, adesso mettiamo
prevedete a fare. Facciamo la prova. Portiamo in secca e poi vediamo come si accende la spira. C'è sempre che tende ad accendersi prima. Io ho spento anche la box. Adesso si accende prima con la metà. Buono, direi che possiamo provare a vedere. Siringhetta, goccia, così perché non ci vuole riaprire. Andrebbe aperto, andrebbe aperto la vite, ma non lo voglio adesso, ci accontentiamo così tanto. Andiamo a 13 watt. E 3,5 volt. Direi che va benissimo. Assaggiamo questo questo Vector. Spettacolare, ragazzi. Direi favoloso. La mesh alimenta alla perfezione, anzi
tende anche a sovralimentare un po'. È vero che l'ho bagnata un po' prima facendo il refill, adesso lo facciamo asciugare un po', ma direi che è una bomba. Penso che possiamo anche salire un po', saliamo a 3,7 volt, eccolo qua, 3,7 volt. Ragazzi, direi che siamo a posto, non aggiungerei altro. Complimenti Christian Mods, perché come da recensioni lette è un Genesis favoloso. Grazie a tutti, ciao ciao.